Questa era una pista dove decollavano e atterravano gli aerei militari. Oggi è il ghetto di Borgo Mezzanone a pochi chilometri da Foggia. Un insediamento abusivo che risale a circa 20 anni fa, quando già allora i caporali cercavano uomini e donne che lavorassero per pochi soldi, pagati in nero e senza tutele. Così, da piccoli nuclei abitativi spontanei si sono trasformati in quello che ora è un vero e proprio villaggio dove la criminalità fa da padrone. Fino a qualche mese fa anche qui c'erano delle baracche, poi a febbraio scorso sono iniziate le operazioni di abbattimento. In tutto sono state abbattute 80 baracche dove accadeva di tutto, traffico di droga, prostituzione. Quattro di operazioni di abbattimento che si collocano in un più ampio contesto di inchiesta diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia. Orientativamente rimangono 13 ettari da lavorare per l'abbattimento definitivo del campo. Per chi abitava nelle baracche abbattute sono state messe a disposizione dalla regione dei posti letto, così come sono stati messi a disposizione dei pulmini per i loro spostamenti, ma nessuno al momento sembra volerne usufruire. In questa strada ci sono i negozi, naturalmente illegali. 1 euro, 2 euro, io vendere. 2 euro? Sì. Guardate quanto amianto, anche i tetti di quelle baracche. Questa è una sorta di cabina elettrica che hanno creato, sono allacci abusivi e naturalmente molto pericolosi. Recuperano pezzi di mobili e costruiscono le baracche. Ma la mattina a che ora ti alzi per andare a raccogliere pomodori? Alle 4. E tu se devi andare a lavorare a raccogliere pomodori? Capo, vieni là, per dirigenza andiamo al lavoro. I caporali arrivano sì, fino sì. A dentro e vi arruolano? Tutti andare E tutti andate...